5 anni di carcere ai giornalisti che violano il segreto istruttorio. È la nuova missione che si è data Forza Italia. Libero in 3 minuti. Autorevole, attuale, da ascoltare. C'era una volta un partito liberale che prometteva una comunità di uomini liberi. Lo aveva fondato nel 1994 tale Silvio Berlusconi e bisogna ammettere che funzionò. Poi, sai come vanno le cose, col tempo le idee si perdono un po' per strada, la selezione del personale diventa un tanto al chilo. Insomma, anche da quelle parti si fa largo il concetto grillino dell'uno vale uno, che ha prodotto i Danili Toninelli che abbiamo conosciuto, e soprattutto che più che le idee conta la capacità di raccogliere voti. Così, passo dopo passo, ti ritrovi in Parlamento due come Tommaso Calderone e Annarita Patriarca, siciliano il primo, campana la seconda, che dai banchi del partito più liberale del Parlamento, Forza Italia appunto, presentano un disegno di legge per fare arrestare i giornalisti che pubblicano notizie riservate. So cosa vuol dire, sono stato l'ultimo giornalista arrestato per un reato simile. Sì, proprio arrestato. Qualche tempo ai domiciliari, poi la grazia del capo dello Stato, infine, dopo anni, il risarcimento per ingiusta detenzione. Ecco, io non so dove Silvio Berlusconi abbia raccattato questi due fenomeni di libertà e garantismo. Ci tenevo solo ad avvisarlo, per la stima e l'affetto che nutro nei suoi confronti, che se non li manda velocemente a stendere, temo che le probabilità di ripresa di Forza Italia si riducano davvero a un lumicino. Insomma, posso io prendere in considerazione un partito che mi vuole mandare in carcere 5 anni perché bene o male faccio il mio lavoro? Ma al di là del caso personale, che poco conta, può un elettore liberale andare appresso a una compagnia del genere? E comunque, siccome in vita mi è capitato di pubblicare notizie riservate, so da dove arrivano. Arrivano dagli avvocati, dagli ufficiali delle forze di polizia, dai magistrati e a volte anche dai politici che si intrufolano in quel pantano per motivi personali. E allora che facciamo? Arrestiamo tutti? Ampliamo queste categorie, le manette facili, ma soprattutto io direi che la soluzione è proporre noi una legge semplice semplice. Arrestiamo e buttiamo via la chiave qualsiasi deputato di Forza Italia proponga di usare il carcere per risolvere un problema politico. Povero Berlusconi, poveri.